Esattamente 32 anni sono trascorsi da quella maledetta sera in cui fu ucciso a bordo della sua auto, una Y10 Amaranto, Giovanni Panunzio, l'imprenditore foggiano che si ribellò al racket denunciando i suoi aguzzini. Un uomo diventato con gli anni il simbolo di quella città che non intende piegarsi alla mafia, una mafia che a Foggia fu riconosciuta proprio in seguito a quel processo. Stamane la commemorazione, la presenza delle autorità nella piazza dedicata all'imprenditore che la sera del 6 novembre del 1992 fu barbaramente assassinato dopo aver assistito al consiglio comunale in cui si discuteva del nuovo piano regolatore. Importante ricordare, perché ricordare significa dare l'esempio. Giovanni Panunzio e Mario Nero, colui il quale ha permesso l'arresto degli assassini di Giovanni Panunzio, sono due figure che dobbiamo ricordare perché sono una testimonianza viva delle ferite che ha questa terra. Panunzio è riuscito col suo esempio, pagato a caro prezzo, ad incarnare un modello esemplare di coraggio civile in una Foggia, tuttavia che, come spiega il figlio Michele con un pizzico di amarezza, stenta ancora ad esporsi e spesso si limita a mostrare solidarietà, ma non pubblicamente. Sicuramente la vicinanza della cittadinanza c'è, è solo che non so per quale motivo, quando c'è un momento di raccoglimento, tendono a sfuggire, forse perché non vogliono essere visti, non sono notati, però poi alla fine, quando ti ritrovi faccia a faccia, ti dicono quello che vorresti sentire dire.